questo, quello che ha detto Vandana Shiva, che lui conosce, però dopo parlerà anche un minuto di lei, sono molto molto collegati. Adesso partiamo dalle domande. Thank you.
Dunque sì, mamma sono grande, sono contento. Se, se parlo della, della felicità che si riesce a, a soddisfare con le ricchezze, se ne parlo anche a titolo personale. Ma direi senz'altro sì, perché in fin dei conti a che cosa diamo importanza dipende molto anche dal tipo di educazione che abbiamo ricevuto. Cioè noi constatiamo che se siamo di fronte a persone che hanno consentito che si sviluppasse soltanto la dimensione corporale, è chiaro che loro pensano di poter trovare la felicità soltanto soddisfacendo quella dimensione, ma la cosa che magari non percepiscono, che però emerge, è che le altre dimensioni continuano a rimanere lì, non ne ha la percezione, non ne ha la consapevolezza, ma continuano ad esserci e continuano a rivendicare di voler essere soddisfatte. E siccome non sono soddisfatte, poi viene fuori il segno del disagio. Allora io ho avuto la fortuna invece di avere un tipo di educazione, un tipo di infanzia che mi ha consentito di sviluppare anche le altre dimensioni, la dimensione culturale, per esempio la dimensione spirituale. Allora ecco, avendo messo a fuoco che noi siamo anche questo, e avendo dato la possibilità a queste dimensioni di poter essere coltivate, automaticamente l'esigenza di coltivare la dimensione corporale si riduce inevitabilmente, perché ci rendiamo conto che non occupa tutto lo spazio, ma occupa soltanto una parte dello spazio. Quindi ecco, questa è stata sicuramente la mia esperienza e credo che sarebbe opportuno che a tutti noi venisse data questa possibilità di poter consapevolmente avere la consapevolezza delle di tutte le dimensioni che abbiamo dentro noi e di poter avere gli strumenti per poterle dare agio, per poterle sviluppare. Venendo alla seconda domanda, cos'è lo sviluppo sostenibile? Non so se sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, perché io sono convinto che sia un ossimoro. Che vuol dire? Una contraddizione in termini. Perché sviluppo implica sempre il concetto di crescita. E noi vediamo, se parliamo del mondo biologico, che c'è una fase di sviluppo, ma la fase di sviluppo dura un certo tempo, dopodiché c'è la fase dell'età adulta e poi subentra la fase del decadimento. Quindi se dovessi guardare al mondo biologico, esiste sviluppo, ma lo sviluppo esiste in quanto poi esiste anche il decadimento. Questo sistema invece dice che lo sviluppo inteso come crescita, crescita materiale, deve essere infinita. E quindi ecco, siccome la Terra poi in realtà è un sistema finito, nel senso che risorse spazio ambientale non possono andare oltre certe dimensioni, proprio che poi alla fine si entra in rotta di collisione. Per cui ecco, questa idea dello sviluppo sostenibile è proprio un'invenzione che questo sistema si è tirato fuori per cominciare a dire che è possibile continuare a crescere senza entrare in rotta di collisione con l'ambiente. Ma è un inganno, non è vero. A meno che si cominci a dire, si comincia a chiederci lo sviluppo di che cosa. Allora ecco, ci sono degli istituti, come ad esempio l'Istituto delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo umano, che ha detto attenzione, dobbiamo smettere di perseguire un sistema economico che punta soltanto alla crescita delle cose e dobbiamo invece puntare alla crescita della persona umana, cominciare a porsi l'obiettivo di garantire ad ogni persona di poter sviluppare, come si diceva prima, tutte le altre dimensioni. E allora se così deve essere, forse conviene cominciare ad usare altri termini. Questa è la ragione per cui io dico, se per non generare confusione, cominciamo a dire che l'obiettivo dell'economia deve essere quello di garantire diritti e del vivere a tutti. Quindi ecco, smettiamola di continuare ad usare una terminologia che ci può sempre portare in questo tranello della crescita illimitata che sappiamo essere un sogno irrealizzato. Per cui ecco, quantomeno dobbiamo cominciare a guardare in altre direzioni, sapendo che dobbiamo creare le condizioni affinché possa esserci crescita. A questo punto mi sentirei anche di dire continua della dimensione umana delle persone, sapendo che invece dal punto di vista materiale inevitabilmente dobbiamo accettare un limite. L'altra domanda sul servizio civile obbligatorio, era una domanda pertinente, perché dice ma se è obbligatorio mi può venire meno la motivazione per fare, quindi lo faccio con la voglia e quindi il servizio che viene fuori è un cattivo servizio, non è un buon servizio.
per te, hai ragione, la motivazione è fondamentale quando si è chiamati a coinvolgersi direttamente. A differenza dei soldi, che si possono anche dare di malavoglia, si possono dare anche un gesto di stizza, ma poi sempre soldi in mano, no? D'accordo? Il tempo, e quindi il coinvolgimento personale, a seconda di come è dato, può dare un buon risultato o un cattivo risultato. Addirittura una persona che un certo lavoro lo fa di malavoglia può diventare così uno che si mette di traverso e che poi alla fine ti fa fallire tutti i progetti, insomma. Ecco, questo mi offre la possibilità di dire che non possiamo pensare di costruire un altro sistema che si basa fondamentalmente sull'apporto delle persone invece che del denaro, senza costruire anche un supporto. Noi certo oggi viviamo in una situazione in cui il pubblico non è curato da nessuno, ma se vogliamo è denigrato da tutti. Ovunque andiamo c'è una grande sfiducia nei confronti del pubblico. Il pubblico non funziona, il pubblico è pieno di lazzaroni, e questa è una ragione per cui tutti dicono che dobbiamo privatizzare. Io dico sì, è vero, nel pubblico ci sono un sacco di lazzaroni. Io ho lavorato per 30 anni nel pubblico, però devo dire che di lazzaroni ne ho conosciuto un certo percentuale, ma è complesso, ho conosciuto persone responsabili. Ma io dico che oggi viviamo una situazione di questo genere, non c'è rispetto per il pubblico, perché culturalmente non si è investito in questa direzione. Se noi accendiamo la televisione, dobbiamo venirmi con te, è un tornaconto personale. La persona da ammirare, la persona di successo, è quella che riesce a fare un scampetto al suo vicino. Questa è la persona che ci viene chiesto di ammirare. La persona in gamba è quella che riesce a costruirsi per sé. Ma è più che viene detto la persona da ammirare, è quella che riesce a dare un buon contributo per l'elevazione di tutta la collettività, di tutta la comunità. Ed è ovvio che dai oggi, dai domani, noi cresciamo dal grande materno, continuiamo a studiare il grande materno, cresciamo poi durante la nostra adolescenza, la nostra giovinezza, durante la nostra età adulta, con questo messaggio continuo, pensate soltanto per voi. Beh, insomma, in una situazione di questo genere, io mi meraviglio che non ci troviamo le condotate a vicenda, non che abbiamo più. Per cui, ecco, la mia risposta è certo, se vogliamo costruire un altro modo di gestire la dimensione pubblica, che è fondata fondamentalmente sul coinvolgimento personale, dobbiamo anche investire sul piano culturale. Dobbiamo cominciare a lanciare nuovi valori. Non si può immaginare una società che non abbia dei valori fondanti su cui poggia. Questo è stato un pochino il mito che ci ha insegnato questo sistema, perché si poggiava esclusivamente su un valore che era quello dei soldi. I soldi sono l'unica cosa che conta. La gente non conta più, i legami sociali non contano più.